ti senti più Zimigalina di prima o di dopo? Io come entusiasmo mi sento Zimigalina. Come atteggiamento sono dunque, vedi, io nella vita ho camminato per tutta la vita, perché vengo dalla terra, via. Ecco, visto che c'è sta pure un lembo di cose qua che sta scritto. Che sta scritto qua? La terra. Vengo dalla terra e sono orgoglioso della terra, proprio sono orgoglioso. Stranamente, man mano che ci avviciniamo al grande salto, ci attacchiamo fortemente alla terra. La terra vive nei nostri ricordi, perché quando non c'è più ricordo, la terra non esiste. Io vivo con voi. Stare insieme per 4 giorni, godere insieme, soffrire insieme, ammirare il panorama insieme, è tutto un discorso bello, bellissimo. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa. Ritmo lento. Marciò contro i normanni di Puglia lungo la valle del Biferno in una guardia, in una collina che sta qui lungo la valle del Biferno, che apparteneva a un altro nobile longobardo di nome Adelferius. Piano piano, con lentezza, i piedi per terra, se la terra morisana, la dobbiamo calpestare lentamente. Ormai questo è il 16° anno che si cammina in questa maniera. Cammina Morisa, cammina virgola, Morisa, punto esclamativo. Cammina! Con lentezza,
senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto a pugno chiuso. Ma comunque uno che ha eletto il suo domicilio a Providenti. Il campanile è del 1200. Le comunicazioni non c'erano, allora c'era solo questa tromba. Qui siamo all'inizio del secolo, non è che siamo tanto, tanto... Pausa, pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Camminare per questi posti e rincontrare la terra. Me l'hai detto, questa maglietta ha un valore storico, me lo può dire l'architetto germano me lo può dire. Come festeggiamo questo primo anno, la riunione della redazione, che stava a Roma in quel periodo, perché noi siamo originari, la redazione era originaria di Durogna, e quindi, però stavamo a Roma, io in particolare facevo il pendolare Roma-Durogna, e così, insomma, questa redazione l'abbiamo fatta nel mio studio a Roma, e dicevo, prendiamo questa decisione, cosa vogliamo fare per festeggiare il primo anno della Via Nuova. Ci andiamoci con la bicicletta, siamo una decina di persone, più i nostri familiari, 30 persone con la bicicletta. Con la bicicletta, ma non è che tutti quanti faccio io, ce la fanno con la bicicletta. Andiamoci a piedi, sì, andiamoci a piedi. Arriviamoci a piedi al paese, per la via nuova. Questa è stata l'idea, cominciamo dal nostro paese, come possiamo fare? Torniamo intanto al nostro paese. Fisicamente, idealmente, e in 30 siamo partiti e siamo andati al paese, e poi non era solo quello. Arriva l'ambasciata dal mio presidente, allora era il mio presidente, adesso non sono più. Dice, dobbiamo andare a Doronia perché c'è una manifestazione, e io stavo al mare, belle. Mi sciacquavo. Allora sono partito da casa del diavolo e sono arrivato, io non sapevo, non ero stato mai a Duronie. La riunione si fece, mi ricordo, già a gennaio-febbraio, e da lì abbiamo iniziato a preparare questa manifestazione che doveva svolgersi nel mese di agosto, come hanno fatto i nostri genitori, i nostri padri, quando sono venuti a Roma nel primo dopoguerra, a piedi venivano a Roma, e per poi ritornarsene, però con qualche soldo in più, nelle vacanze al paese, spenderli lì. Io stesso e altri come me, con le radici ancora attaccate al paese, non abbiamo mai volute troncare. Abbiamo deciso di integrare il nostro lavoro di associazione insieme al giornale, anche fare quest'altra avventura di camminare, andare ad assaporare il ritorno nella nostra terra proprio camminando. Tutto tace, ho fermato la macchina, io ho parcheggiato, no. Tutto tace. Dopo un po' tre quarti d'ora, così, vedo un signore, no, non era lui, era d'Alessandro, tu non la manca ricordo, che tu ci stiva allora, era d'Alessandro, il quale si aveva messo un tavolino e faceva quelli che abbiamo fatto stamattina.
la punzonatura, ecco, passato nulla, manco persone, passato due ore, io borbottavo, ma quando borbotto io poi aumento il tono, man mano che va avanti aumento il tono. Infatti non dovrebbe... Insomma, un bel momento, erano le 10:30, ancora non si capiva niente se dovevamo partire o meno. Il sole bruciava, e cominciai a dire parole, non le ripeto le parole. Chissà, dopo un po' arrivò lui, Silvana e tutto quanto da Roma, bello, tutto comodi, sereni, eccetera. Ma piedi. Qui c'è un compito fondamentale. A Cammina Molise, sei l'ultimo, sei la retroguardia. La ramazza. Quello che porta... Raccogli i superstiti. No, fra l'altro mi piace il tuo ruolo perché sei anche l'unico che di fatto cammina da solo. Sì, spesso sì. Eh? Tu ti fai il Cammina Molise da solo proprio, insomma, tuo zio ti ha costretto... No, vabbè, in realtà è la parte più divertente perché in genere ci sono alla fine tutte quante le persone che non ce la fanno e magari partono e non hanno idea del percorso che devono affrontare, per cui rallentano, allora bisogna ogni tanto ne raccogliere uno da una parte, qualcuno infrattato da qualche altra, chi sdraiato che ormai esala le ultime energie, però è divertente. Senti, ma per te che sei anche un esperto di arti marziali, che cosa vuol dire camminare? Qual è il senso profondo del camminare? Tu poi davvero cammini da solo, insomma, qua io l'ho visto, stai sempre... Aspetti sempre, vai sempre 500 metri dietro a tutti, insomma tu te lo fai da solo il Cammina Molise, è bene. Beh, c'è il Cammina Molise, c'è questa doppia anima e soprattutto poi la ramazza, no? Cioè sia il cammino da solo, la strada, cioè, insomma è sempre stato la fatica, restare da solo, con mettere alle prove le tue energie e il tuo poter fare. Quanti Cammina Molisi avete sotto i piedi? Guarda, io penso di averne fatti 10, però sai, i conti poi alla fine si perdono un po' col tempo, perché la vera ragione per cui si viene è che il Molise si scopre camminando. Mentre camminavo oggi riflettevo che tutti noi siamo portati, diciamo, a pensare di morire nelle proprie terre, ma nessuno nasce di propria volontà nella propria terra. Il caso mio, mia madre mi portò, pur vivendo già a Roma, a nascere nel Molise. Quindi c'era già un attaccamento in questo. E in questo attaccamento, diciamo, noi abbiamo riscoperto effettivamente una serie di territori che non avevamo assolutamente alcuna conoscenza. Il secondo anno ho preso il nome di Cammina Molise, ho cominciato a prendere i contatti con le varie associazioni, l'associazione di insegnanti di geografia, prima di tutto Italia Nostra, di Isernia, presidente Claudio Di Cerbo, invece insegnante di geografia Rocco Cirino, e poi il professor Lucarelli, che è un nostro veterano, insomma, che faceva parte all'epoca degli insegnanti di geografia, che aveva già 66 anni all'epoca, oggi ce n'ha ben 83, sta ancora a camminare con noi. Allora, partiamo. E chi se andavano, io non si avvicinavano a me, non si avvicinavano. Come camminavo io, facevo il vuoto attorno a me, il vuoto. E Silvio Aduccio era l'unica persona che diceva, sottotono diceva qualche cosa. È stato il principio ispiratore di tutto il Cammina Molise. In tempi in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, l'idea di creare la possibilità ambientale della gente di avere il tempo materiale di parlare e di non conversare, di non correre appresso alle cose, di cominciare a riflettere e la gente si apre, parla, ti racconta di sé, si sente libera, si sente accettata, non si sente giudicata. Poi però la cosa bellissima è il rapporto che si crea sulla coda, perché le persone che sono stanche, in genere non ce la fanno a camminare, parlano e lì si racconta. Io ho conosciuto persone con cui ho trascorso giornate intere e alla fine della sera non sapevo neanche come si chiamavano. Ed è bellissima questa cosa, perché poi veramente c'è questo aspetto del tirar fuori anche dei racconti, insomma, delle cose che difficilmente verrebbero fuori in un rapporto che sia normalmente nella città. Pellegrini si nasce o si diventa? Se uno si abitua a cercare diventa pellegrino. Tu sei un pellegrino perché tu cerchi in continuazione. Allora, il pellegrino che cos'è? È uno che cerca.
come uno che legge la geografia, il territorio, e uno che legge l'arte. Diritto e mettere le discipline, quelle che insegnano ai bambini, la natura e l'arte, cioè tu che produci arte, quella deve entrare nell'animo del bambino. Tu che hai un territorio da leggere, portalo lì e il bambino cresce sano. C'è stata appunto una partecipazione più che altro familiare, di amici, certo. Parlavo della redazione, c'erano anche i nostri figli, il mio figlio Elio, il figlio di Alfredo. Elio era giovanissimo, allora, era piccolissimo. 14 anni. Insomma, questa dinastia di Germano, parlami un po' di tuo zio, perché lui insomma è l'anima, come vi ha coinvolti a tutti, da ragazzini, a te, a Elio? Perché avete cominciato in fondo a camminare tutti insieme? Ma, devo dire una cosa, di famiglia siamo degli entusiasti, cioè delle persone che facilmente ci lasciamo coinvolgere, le cose che facciamo ci piace farle per bene, portarle a compimento. C'è una bellissima armonia, cioè comunione di intenti, c'è voglia di fare insieme. E soprattutto c'è molta fiducia in zio, che ha una grandissima capacità di coordinare il lavoro e di saperlo portare avanti con entusiasmo. In realtà poi i compiti si dividono facilmente in maniera naturale, perché se per esempio il compito di Ramazza me lo sono quasi dato da solo, c'era bisogno in fondo di qualcuno che desse una mano e poi è nato tutto così, insomma, era molto Ma la cosa che mi ha colpito molto è che lui forse mi sembra che sia riuscito anche a tenere insieme tutta la famiglia in questo modo. Come sì, sbaglio? Sì, sicuramente c'è un c'è da parte sua. Siete tutti, fratelli, cognati. La terza generazione. Terza generazione, sì, Germano che camminano. Questo è il primo anno che la fanno insieme a noi. Sì, questo forse lo dobbiamo, cioè l'aver creato un'attività che ci ha coinvolto anche in prima persona nell'organizzazione, nel metterci a disposizione insomma di tutto quello che serviva, è sicuramente uno stimolo a stare insieme, a vivere la famiglia anche in maniera diversa. Che cosa vuol dire poi scoprire i luoghi sotto i piedi, cioè vederli rispetto a quanto anche si è studiato? E vuol dire tutto, perché con i piedi tu riesci a fermarti sul territorio, cosa che non riesci a fare con i mezzi moderni, no? I quali corrono e ti lasciano poca possibilità di osservare. Con l'andare a piedi, come facevano i nostri nonni, tu assapori la verità del territorio. Conoscendo il territorio capisci anche la tua identità.
giovane belle, trovava tre giovane belle che lavavano panne. Dima la voglio sposare, la più bella di tutte. Dima la voglio sposare, la più bella di tutte. La figlia me la porta, oh, io e me la porto sul mio cavallo. Se voglio far girare come gira un sole, a dove trovo tra, a dove trovo te spatte terra in te. Se per un cuore a dove trovo tra, a dove trovo te. Voglio far girare come gira la luna, a dove trovo tra, a dove trovo te spatte terra in te. Se per un cuore a dove trovo tra, a dove trovo. Ecco qua, io mi piglio qui, se lo volete prendete. Mezza la chianura, quando se parlavate, mezza la chianura. Siccome non c'ho voce, questo è un sentiero adatto per tutti quanti. Con queste camminate praticamente hai attraversato tutti i comuni del Molise, sono 136, mi hai detto ne hai attraversati oltre 133. Per cui l'hai veramente fatta passo passo questa terra. Che cosa? Si è allargato il Molise o si è ristretto? Ma guarda, per quanto mi riguarda si è allargato, ma si è allargato, mi si è allargato quasi sotto i piedi, perché io ho incominciato a conoscere il Molise, pur essendo molisano, solo camminando. Aprile si alzi in piedi, e quelli nati aprile si alzi in piedi, e prendi un bicchiere. Velocista Chiffi. Ti spiego del palazzo marchesale di cui vi accennavo prima. No, lasciami il cane. La terra. Non ci stanno pelati sicuramente. La geografia è la disciplina, come le storie dell'arte, che ti consente di capire la tua identità, perché ti consente di leggere nel profondo. Più leggi nel profondo, più capisci il presente e hai anche la possibilità di predire, cioè andare nel futuro. Lo hanno fatto i bambini dell'asilo, 4-5 anni, quelli delle elementari, e ci hanno dimostrato che se tu vai bene nel profondo, cioè a capire le fosse tettoniche di Ripa Limosani, capisci perché crollano i ponti. Vai sul Verrino ad Agnone con i bambini, capisci perché crolla il ponte sul Verrino. L'ultimo terremoto lì, San Giuliano di Puglia. I bambini hanno capito che i politici hanno detto bugie. Vedendo il tormento di quel territorio, ad occhio nudo capisci che quello prima o poi si muove, no? Allora, se voi guardate quello che la telecamera sta inquadrando adesso, lì c'è tutto il tormento del Molise. Quella è una faglia tra le più belle del mondo, dove si è innestato il lago di Occhito. Faglia vuol dire spaccatura, tormento del tettonico di questa terra, che è figlia di un mare che si è ritirato piano piano, e grazie a questa massa enorme che ci spinge, che è l'Africa, e ci porterà verso l'Oriente. Quindi noi ce ne andremo piano piano verso Oriente e quindi ci ricongiungeremo ai paesi orientali e scomparirà l'Adriatico. Come è scomparso questo mare? Questo castello è pieno di fossili, quel lago ha i versanti pieni di fossili, i pettini che sono stupendi. Questi animali bivalvi che vivevano nell'acqua li trovate anche a cielo aperto, cioè senza scavare, perché ci ha pensato l'acqua limando
i margini del lago, e sono un laboratorio stupendo per capire questa realtà. Siamo intorno ai 30-40 milioni d'anni. Se volete andare a vedere il mare più vecchio del Molise, dovete andare dietro Boiano, trovate i coralli e poi trovate appena dietro questo spazio il dinosauro completo, quello di Pietraroia, che viveva su una collinetta ai margini di questo mare che si richiudeva. Quindi pensate all'Adriatico che si richiuderà nel prossimo futuro. Così la Tetide, questo mare qui, si è richiuso piano piano man mano che l'Africa avanzava. Il Molise è come una pianta di rovo, dove ci sono le spine, apparentemente sembra secco, ma ha un suo fascino di bellezza, di vari colori e soprattutto dà dei frutti dolcissimi. Io ci credo in un futuro, in una riscoperta di questa terra. Per me è fondamentale, perché è mai possibile che tutti questi bellissimi paesi, questo bellissimo territorio possa essere distrutto all'improvviso dopo tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, queste pietre bellissime che noi vediamo giorno dopo giorno. E come dice il professor Mucciacci, certo, cioè, le pietre parlano. Le pietre parlano, certo. Ed è vero. Ogni comune dovrebbe avere un assessorato alla pietra, al ferro e al legno. Bene. Perché bisogna preservare, e quelli sono i nostri poche cose, povere cose, ma quello è il bene del nostro paese. E quindi è quello che mi ha spinto me come tutti quanti gli altri amici, a percorrere a piedi, con lentezza, tranquillità, questa terra. E il fatto strano, che non solo ha coinvolto me, ma ha coinvolto tantissime persone che ormai vengono da tutte le parti d'Italia, ma anche dall'estero. È una formula che coinvolge. Piano, Non ho trovato ancora qualche diciamo, camminata che abbia le nostre caratteristiche, perché noi riusciamo a coinvolgere tutti i comuni in prima persona. Io vedo che i sindaci sono i primi interessati a pubblicizzare, a promuovere i loro paesi, e si danno veramente da fare quando il Cammina Molise arriva. Lui ha capito, come tanti altri hanno capito, il messaggio che noi portiamo. Un messaggio che va rivolto, un messaggio di testimonianza verso questi nostri bellissimi paesi. Ecco, il Molise appunto è anche un grande serbatoio, una grande risorsa di patrimonio artistico e culturale. Il problema è che mentre noi parliamo in maniera giusta, corretta, lentamente, con calma, mettendo il Molise sotto i piedi, stanno costruendo un'altra paleolica. C'è una valle meravigliosa, meravigliosa questa, sì. Quella l'abbiamo fatta, Pietracatella, in quella zona. Cominciano a spuntare qualche paleolica di troppo, eh? Ecco, l'unico problema ecco. Noi purtroppo ci muoviamo, ci diamo da fare dannatamente per valorizzare il territorio, e chi invece c'è bisogno di una seria normativa che preveda dove debbano nascere le paleoliche. Certo, assolutamente. Una zona indica, o delle zone particolari, capaci di contenere le paleoliche, insomma, non si possono mettere indiscriminatamente. In questo modo selvaggio. Sono selvaggio, così. Se si deturpa seriamente il territorio, perché noi l'unica ricchezza vera è il panorama che abbiamo. Cioè, il fatto che qui le persone talvolta scappano, però hanno anche ancora la possibilità di avere spazio fra di loro, perché ormai mi sembra che soprattutto la cosa che manca nel mondo contemporaneo è avere spazio fra l'uno e l'altro. Insomma, questo è ancora una regione che da questo punto di vista ha un suo valore da preservare. Io credo anche in uno sviluppo futuro, insomma, mi adopero ancora che io e tutti quelli che stanno insieme a me in questi giorni, oppure quelli che collaborano i comuni, si spera che finalmente si arrivi a sederci intorno a un tavolo. Noi portiamo la nostra esperienza. Per chi cammina, sedersi intorno a un tavolo è quasi una cosa. Io ho invitato tante volte i nostri politici a camminare, non è mai venuto nessuno. Thank you.
Molise è terra dura, difficile, terra ricca di bellezza naturale, ricca di una cultura che devi andarti a cercare col lanternino, altrimenti non la vedi. Ma proprio per questa più preziosa, il Molise è generosità ed è soprattutto tenace. Appropriarsi della propria terra è importante a livello concettuale, è un qualche cosa che ti spinge, intanto che ti forma, e ti forma per costruire poi, capito? Quindi se non si conosce la propria terra, se non si ama la propria terra, come fai a costruire? Secondo me è la radice per poter fare qualche cosa, l'attaccamento alla propria terra, alle proprie tradizioni, che poi le nostre tradizioni contadine sono tradizioni orali più che altro. Non c'è niente di scritto. Certo. È quello che ci tramanda mio padre, è quello che mi ha tramandato mio nonno e che io cerco di tramandare mio figlio. Se mancano le radici, quindi l'amore anche verso la propria terra, è quello che è stata la nostra cultura, quelli che sono stati i nostri affetti, come si fa, insomma, quelli sono le nostre, come si fa ad andare avanti, a costruire, a vivere il presente e a progettare il futuro? Sì, questa è la terza generazione germana, quindi. La terza generazione che partecipa oggi. Ma tu, Elio, avete cominciato a camminare all'età sua? No. Elio sì, ha iniziato. Elio all'età sua. Più o meno, forse un pochino più grandino, però la terza generazione. Se tu abiti il bambino a guardare, lui ti dice, lì vedo la mammella, lì vedo il terreno che scende, se tu gli insegni anche i termini, dice lì, è a frana poggio quel versante, frana, frana, e quello poi capisce che frana. Oppure gli dice l'argilla è come il sapone, allora se è come il sapone la bagni scivola, e quello ti dice che quel versante scivola. Piano piano gli dice che non ci sono gli alberi, non ci sono le radici, non c'è il... E quello dice allora manca il sostegno. Portare nel laboratorio un bambino e farlo crescere sano con verità scientifiche. È l'uomo quello che ha bisogno di cure, non il territorio. Quindi andiamo sul territorio e quello ci cura. Dopo 16 anni non ti sei ancora stancato di camminare per il Molise? Questa manifestazione ormai è legata a te, ma mi sembra che trovi sempre un entusiasmo per riproporla come la prima volta. Te devo dire, cioè gli anni ovviamente passano, quindi fisicamente una certa stanchezza da un punto di vista fisico forse si sente, questo è in dubbio negarlo, però la forza di andare avanti ti viene, perché poi vedi che tanta gente continua a venire a camminare, come dicevo prima, da tutte le parti d'Italia, ma tanta gente vorrebbe ancora venire, perché ma noi siamo costretti purtroppo a stoppare il numero delle iscrizioni. E poi quando arrivano a camminare qui con noi succede un qualche cosa, io non so cosa succede, ma insomma diventa una famiglia stranamente. Si affronta tutti insieme, no, persone che non si conoscono. Certo. C'è un gruppo ovviamente che quasi ogni anno viene, cioè, però insomma tutti questi che vengono fuori non si conoscono tra di loro, entrano in questa atmosfera strana che si crea e tutto procede in una maniera tranquilla. Ma veramente è una cosa incredibile. Allora vedi questo, che succede come un miracolo, insomma, e devi andare avanti, fin quando ce la fai devi andare avanti, perché questi signori che vengono a camminare apprezzano veramente, ma apprezzano seriamente queste terre, camminando in questa maniera, sì. E non vogliono andare via dopo il quarto d'ora. Io ho visto gente piangere, perché si devono staccare dal gruppo e perché devono abbandonare queste terre. Senti Giovanni, noi in questa camminata questi giorni abbiamo incontrato vecchiette di 96 anni che continuano a camminare, ieri pure un altro signor anziano. Sarà che forse il camminare è l'unica cosa che uno può fare veramente dalla nascita fino all'ultimo respiro della propria vita? Ma voglio dire, l'hanno fatto per tanti secoli i nostri avi, e perché non potremmo farlo noi? Voglio dire, adesso che si globalizza tutto, sembra chissà cosa dobbiamo andare sulla Luna, si diceva già 40-50 anni fa, ancora non ci siamo andati, però vedi, ci troviamo ancora a camminare qua, insomma, quindi questo che vuol dire? Siamo nati per camminare, e quindi sfruttiamo la nostra natura, il fatto di essere uomini, persone che hanno i piedi per poggiarli a terra, allungare un passo, poi allungare l'altro, guardare, fare riflettere, gustare il panorama,
Oh, guarda, là ci sta Pietracatella. Che bel paese. Guarda che bella roccia. Poi volge lo sguardo davanti e continuare a camminare con tranquillità, parlare con te. Alla fine della tua vita non ho potuto parlare. Pensieri, da quanti anni sta d'anima? Non c'è lo strumento addosso, ma sono anni che state qui a suonare, a cantare, a ballare, noi, per animare il gruppo, passare e noi, bene insieme in paese quando arriva. E noi con lo Scacciapensieri l'anno scorso abbiamo festeggiato il 10° anniversario, prego che accompagniamo al Cammino a Molise saranno 6 o 7 anni. Tutti gli anni facciamo la nostra parte, quanto meglio, quanto un po' peggio. Serenate alle signore che si affacciano ai balconi, a ballare un po' gli anziani del paese, oppure che sono ricoverati spesso. Però anche nei centri anziani, ti ricordi l'anno scorso al paese di... Piangevano quei, come sì, ragazzini, quei vecchi, quando, vecchietti. Però non tutti. Ieri volevamo fare la serenata, una del bar, si è andata a nascondere dentro al bagno. Perciò c'è sta chi esce fuori, magari che aspetta che gli facciamo qualche cosa, e chi c'ha paura. Non lo so. Senti, ma alla fine per te che cos'è Cammina Molise? Per te che l'hai creato? Ma intimamente rappresenta una pietra gettata nello stagno, nello stagno molisano, insomma, la speranza che crei un po' di onde, che qualcuno veda un po' queste onde, riesca così a buttare altre pietre, in maniera che altre onde arrivino. Beh, guarda, un'ondina l'abbiamo creata, è la più piccola partecipante, credo, di Cammina. Di Cammina Molise di sempre, non ha nemmeno due anni. Sì, questo è in dubbio. È mia figlia. Devo dire, noi fin quando abbiamo la forza andiamo avanti e continuiamo a gettare questi sassolini. Questo è un grande sasso. È un grande sasso. È un grande sasso d'amore verso la propria terra. Germano ha fatto un'opera eccezionale. È venuto qui a dirci: leggete il territorio. Leggete che avete sotto i piedi. Quando andiamo per i comuni troviamo le vecchiette, no? E stiamo qua. Per esempio l'Alto Molise, trovi solo vecchiette. E uno si chiede, come mai? È perché c'è l'emigrazione. È perché la donna muore più tardi dell'uomo. Cioè sono cose che tu tocchi con le mani, no? Quando si cammina, dove si arriva? In realtà la meta è soltanto un obiettivo lontano, ma l'importante è vivere il momento. La bellezza del cammino è l'esperienza che si fa in ogni istante con col compagno di strada, con il gruppo, con tutto quanto quello che rappresenta l'ambiente, il paesaggio. Quindi la meta in realtà, sia per tutta la famiglia, no? Sia la famiglia sia i Germano in realtà si sono ritrovati uniti in questo progetto comune, hanno collaborato In tutti i vari aspetti, sia però la famiglia allargata, quindi certo, tutti i rapporti umani si creano durante la strada. Ecco. Questo forse è il tesoro più bello che ci portiamo. E sarà dura stasera i saluti. Tu stasera mi vedrai. So che c'è una grande festa. No, a parte la festa più bella è quella quando ci salutiamo, la gente si mette a piangere, veramente. A qualcuno gli scappano le lacrime. Sarà un po' la tensione che finalmente... Dopo queste salite che gli hai fatto sì, cioè, oggi soprattutto. Però veramente si crea quell'affiatamento che
mischiata un po' alla fatica, al sudore, poi al divertimento, perché poi hai visto quando si entra nei paesi, certo, insieme, si suona, si balla, si canta. È bellissimo come entrate anche nei, sì, paesi, questa idea di questa armata Brancaleone che arriva a portare allegria. Testimoniata.
promuovere la comunità locale per le istituzioni diventa fondamentale anche come elemento di turismo, perché l'autenticità di una festa come quella che sta vivendo Cammina Molise a Riccia, che è quella del Folk Festival, che è quella che riporta alle tradizioni più autentiche, matrilineare, trasmesse di mamma in figlia, della festività di San Giuseppe, una tavola data ai poveri, all'accoglienza, alla diversità, alla multiculturalità, ecco, il senso complessivo di questi valori può diventare elemento di promozione di un territorio. C'è talmente tanta verità in questo modo di camminare, andare a incontrare la vera essenza di un posto, che diventa una pubblicità insita di questo modo di fare turismo e di fare soprattutto cultura. E allora andiamo avanti, andiamo con Molise sotto i piedi. Sotto i piedi, sì. Sembra che prima e diceva solamente che. Sembra che, ma che ha, insomma. È fregato, insomma, che lì. Sono io! Sono io che sono fregato! L'anno prossimo, se esisto, non come Azza Magalini che se ne andava, ancora vado girando per la terra. Poi ci amalgamiamo, diventiamo, ecco, siamo delle persone strane, però poi diventiamo, ci leghiamo fortemente e dici, ma adesso ce ne dobbiamo andare, è una cosa che ti fa venire l'anima, la tristezza.